avete lasciato. E poi l'abbiamo lasciato e poi lui l'ha ripreso quando non l'avevamo. Decina di pagine di presentazione dell'idea, cioè, che ha interessato molto Flaiano come punto di partenza e come punto di vista, e di lì è partito. Abbiamo fatto prima un trattamento come solito e poi ho cominciato a lavorare con uno scrittore veneziano specializzato in Casanova. E così, e poi a un certo punto lui, Federico, ha detto: no, io non mi sento di farlo, è un personaggio che visto da vicino io detesto, e così. Secondo lei, sì, magari Fellini restava il Casanova perché ci si riconosceva? Non credo. Il Casanova era un personaggio forte comunque. Molto diversi, Era proprio il rovescio, perché Casanova, tutte e due amavano le donne, ma in modo molto diverso. Casanova era sempre preso dalle donne, praticamente si innamorava sempre. E Federico era molto più distaccato, aveva dei grossi amori, ma magari erano amori familiari. Non era proprio quello che vedere una donna interessante. Dei film che ha fatto dopo di me, senza di me, è l'unico che ha avuto un vero successo, è Abarcord, che è bellissimo. È bellissimo. E anche satirico, no? Ha delle cose stupende proprio. Però fantastico. Nessuno l'ha capito, nessuno non ha funzionato. Non parliamo La nave va e La città delle donne, che è proprio cascati subito. E dopo poi è andata anche di nuovo. La città delle donne è quasi un continuo del Casanova. Eh sì. C'è poi sempre quel rapporto, sì, di Marcello Mastroianni, sì, con era le donne. Pieno di ripetizioni. E poi è andato invece molto bene Ginger Fred, quando abbiamo ricominciato qua insieme. Sì. E non è andato bene La voce.